principalmente il tribunale determinato è proprio questo, avere dei punti di ascolto della cittadinanza a cui i cittadini si possono rivolgere, e proprio per segnalare quelli che possono essere i punti critici, le criticità da migliorare. Il Tribunale dei diritti del malato nasce a Castiglionfibocchi nel 2007, ad oggi ha due punti di ascolto, uno appunto a Castiglionfibocchi e un altro ad Arezzo, all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il cittadino si rivolge al punto d'ascolto e porta la sua esperienza, in genere negativa. Ecco, sarebbe bene qualche volta portarsi anche esperienze positive. Sarebbe bene. Comunque, ecco, portare esperienze negative e quelle che si potrebbero chiamare lamentele, in modo che così vengano esaminate, vengano vagliate e poi passate a chi di dovere della dirigenza USL, in modo che questi settori vengano migliorati. Sono in tutto 52 le segnalazioni raccolte dal Tribunale dei diritti del malato dall'inizio 2016 ad oggi. Dunque, le casistiche sono le più disparate, diciamo, molte sono segnalazioni per non tanto cose gravi quanto magari l'operatore oppure qualche disfunzione piccolissima. Poi ci sono anche casi un pochino più grandi. Per esempio c'è stato un decesso che è da valutare, c'è stata una signora, devo essere sincero, questo però non era tanto la USL, ma era un discorso privato, una clinica privata, dove c'è stato un abbassamento di vista, forse dovuta, dico forse perché fino a che non c'è dei dati precisi non si può logicamente dire nulla. E poi ci sono le liste d'attesa che sono molto molto lunghe e in qualche caso anche lì siamo riusciti a ridurle un pochino. Ecco. Quante sono le persone che si rivolgono a voi per le liste d'attesa? Dunque, le liste d'attesa, come si dice, sono abbastanza, forse un terzo di quello che è del totale. Ecco, voi che tastate un po' il polso della situazione per quanto riguardano le cose che non vanno nell'ambito sanitario, qual è il sentimento comune? Beh, diciamo il sentimento non è molto molto allegro perché c'è un po' anche perché di fronte a una malattia del genere si pretende sempre il di più, però forse qualcosina si potrebbe. Ma anche qui però non devo dire che è tutto generale, perché noi facciamo anche dei monitoraggi e devo ammettere che ci sono dei reparti che funzionano molto molto bene.